mi piace partire da questo, da questa immagine, da questo esempio. Noi siamo poco come movimento politico e qui invece abbiamo sentito pareri, opinioni, giudizi, analisi di un livello elevato. Le nostre televisioni invece ci propinano come esperti economici le stesse persone che prima dicevano che andava tutto male e adesso dicono che va bene quello che dice Monti e che loro hanno in tasca la soluzione. Sono le stesse persone che c'erano prima. I partiti, che hanno una fattura enorme, tanto denaro pubblico per fare gli interessi degli italiani, hanno pensato bene di passare alla gestione diretta da parte delle grandi finanze che prima dirigeva loro ed hanno passato in Italia a Monti, che è l'uomo della trilaterale costruita per Rockefeller, la gestione del nostro paese. A sinistra fa le grandi manifestazioni, non più grandi come una volta, ma fa le manifestazioni, la gente si alza presto da Trento, da Palermo, con le Roma, con la bandiera rossa, non posso più dire Berlusconi boia, però cantano della ciao, eh? E basta sacrifici, non vogliamo più fare sacrifici. Dov'è il progetto? Come ne veniamo fuori? Ma perché noi che siamo così poca cosa abbiamo capito che il problema è individuare che percorso vogliamo fare? Abbiamo capito che siamo a fine corsa. C'è un dibattito tra è crisi vera e crisi inventata. E io non so scegliere bene tra i due punti. Anche perché la crisi vera è comunque crisi di una moneta inventata. Anche perché una crisi inventata è comunque una crisi vera per l'imprenditore, per l'operaio, per il giovane, per il pensionato. E quindi mi interessa relativamente, mi interessa qual è il modo per venirne fuori. Possiamo noi affidarci nelle mani degli stessi medici che ci hanno portato a questo punto di morte? Possiamo affidarci di una classe dirigente che nel nostro paese si è formata ed ha operato per conto terzi, con la borsa della sua vita a Mosca o a Washington e con le idee che bisognava mettere in giro a Mosca o a Washington? Perché questi partiti per questo paese non mettono in campo delle idee e delle proposte? Di fronte alla questione libica, con Berlusconi che tentennava rispetto agli accordi che aveva fatto, e forse perché cominciavano anche a arrivargli i segnali di quello che volevano fargli pagare dal momento in cui lui si era illuso di essere davvero il Presidente del Consiglio, aveva fatto l'accordo con la Russia e la Turchia per l'oleodotto che veniva a nostro vantaggio, ma non a vantaggio di Israele e degli Stati Uniti, e lì gli hanno detto basta. Hanno imparato che erano puttaniere, che cosa che sapevano fino dall'inizio. E quindi noi abbiamo avuto questo Berlusconi che tentenna sulla questione libica, perché noi siamo il primo partner commerciale economico della Libia, perché dalla Libia vengono tante risorse energetiche per il nostro paese. Ma da sinistra bisogna andare, cioè perché domanda la questione di diritti umanitari. Ora, quando Soros, che è uno dei 10 grandi finanzieri sionisti, comincia a parlare dei diritti umanitari e finanzia qualche gruppo di sinistra, io qualche dubbio comincio ad averlo, avrò dei pregiudizi, ma insomma, che Soros sia un campione dei diritti umanitari, qualche dubbio ce l'ho e lo tengo ben fermo. E quindi chi si muove negli interessi di questo paese? Si dirà, una volta colpito Mattei, gli altri hanno capito che era ritirato. Poi, quando la DC e il PSI hanno proposto una politica in cui gli Stati Uniti e chi per loro doveva appropriarsi delle fonti energetiche aveva un altro disegno geopolitico, non c'era spazio per l'Italia che voleva avere rapporti con i paesi del Medio Oriente e del mondo arabo. I socialisti di Bolivia non l'hanno capito e gli erano fatta capire in un altro modo. E anche lì hanno imparato che erano dei ladri, cose che sapevano anche prima. Non si sono accorto dei ladri della mia parte, che adesso salta fuori che sono uguali agli altri.
Quindi c'è uno sviluppo del potere e della politica. Cos'è uno Stato? Cos'è che tiene insieme le persone? Delle leggi. Noi abbiamo la Costituzione, tutti la cantano, la decantano, sono morti, la resistenza, la rivoluzione. Non c'è un articolo della nostra Costituzione che sia stato applicato. Uno! Cos'è uno Stato? Come si esercita la sovranità del potere? Machiavelli diceva la spada e la borsa. La nostra spada ce l'hanno a mano Israele e gli Stati Uniti, la borsa ce l'ha a mano la BCE, noi chi siamo? Cos'è questo nostro paese? Qual è la nostra prospettiva? Ce l'abbiamo una patria? Non si può dire patria perché lo diceva la destra? Ce l'abbiamo un paese? Siamo delle comunità? Abbiamo un progetto? Non l'abbiamo. E viviamo sulla base degli interessi più grandi di noi. Nell'analisi di Pallante, quando dice che c'è la proprietà diretta dell'apparato militare, c'è questo blocco, apparato militare, fonti energetiche, l'altro passaggio che faceva, comunque tre soggetti forti, poteri forti a livello internazionale, gli manca un passaggio, che tutti questi sono in mano alla grande finanza, perché gli OGM è grande finanza, perché gli armamenti è grande finanza, perché la proprietà delle industrie che controllano l'energia e della grande finanza sono sempre loro. E trovate sempre i loggi, i Rockefeller, i Soros, ogni tanto appare qualche miliardario nuovo russo, indiano, brasiliano, ma quelli sono i parvenu, sono quelli che magari mandano il figlio alla stessa scuola, ma non ci sono nelle stanze in cui si decide. Non sono quelli che guidano la trilaterale, il Bilderberg e le riunioni in cui si decidono le guerre a questo o quel paese, o se l'Italia e la Grecia devono essere nazioni o associazioni di consumatori di prodotti altrui. E quindi questo tema allora della grande finanza. Chi capisce questa questione della grande finanza capisce cos'ha di fronte, altrimenti noi non capiamo cosa abbiamo di fronte. E io devo andarmi a litigare con Fini, con Berlusconi, con Bertinotti, con la coccodrilla che piange. Lei sono dentro ad un sistema. E ci stanno dentro a questo perché loro dipendono dal sistema finanziario. Il sistema finanziario non solo controlla i partiti finanziariamente, ma li controlla attraverso i media. Una televisione, un giornale può farti diventare leader di un partito o può mandarti giù per le scale. Quando volevano che cadesse Prodi hanno messo quelli di De Benedetti sotto stupa il Mastella, che non è un santo, ma mi ricordo tra senatori quando si andava a fumare dicevano: cavolo, quello che ha fatto con Mastella lo posso fare con tutti noi perché facciamo tutte le stesse cose per cui è accusato Mastella. Però è così, cadde con l'attacco di Repubblica il governo Prodi. I giornali hanno un potere enorme. Chi sono i proprietari dei giornali? Sono ancora quelli. Perché Pierre? Perché Benetton? Perché Marco Cunstai? Perché De Benedetti Fondatore della Repubblica? Fanno parte della grande finanza e fanno le scelte e danno la musica sulla quale i partiti ballano tutti? Tutti! E non è un alibi che regge quello di Di Pietro che in Europa vota il MES che impiccherà finanziariamente l'Italia e poi qui in Italia promuove una raccolta di firme contro il MES. Lui è dentro questo meccanismo, è nato ed è dentro questo meccanismo dove si fanno i giochi del party, perché la gente deve pensare che siamo in democrazia. Non siamo in democrazia e purtroppo non ha ragione nemmeno il nostro amico sindaco, non è nemmeno un'oligarchia. O certamente non è un'oligarchia illuminata. Noi abbiamo persone che lavorano per conto terzo, che sono etero dirette. Perché quando cadde la prima volta Prodi, Cossiga l'ha scritto sul Corriere della Sera, era perché a Prodi avevano chiesto gli Stati Uniti se avesse, caso mai l'Italia entrasse in guerra con la Jugoslavia, consentito l'utilizzo della base di Aviano.
E però gli disse, ma sono piccolo a sinistra, non è che posso fare una roba di questo tipo. Gli americani hanno incaricato il Consiglio di trovare chi dentro il centro-sinistra avrebbe accettato di mettere la base di grande esposizione. Ha trovato D'Alema che non solo aveva costruito la base, ha fatto lui la guerra con la Jugoslavia. Quindi tutta sta storia che sono diverse, non è vero, ce la raccontano. Come possiamo fare allora? Dobbiamo liberarci di queste strutture mafio-clientelari definite partiti. Chi può avere ancora dei dubbi che questi qui abbiano tutti dei rapporti con la criminalità organizzata? Nessuno può avere dei dubbi. Ci sono i dati, ci sono i documenti, gli appalti. Se il Comune di Liberazione fa un progetto, le cooperative rosse fanno le opere, ma sono, se non è la base di Aviano è il TAV, se non è il TAV sono con le famiglie calabresi, siciliane, pugliesi. Perché poi questi danno le preferenze per avere gli eletti, o pagano le campagne elettorali, o versano per le fondazioni di questo o quel personaggio. Noi come bene comune, ci è arrivato una multa una settimana fa di 100 euro, oh, siamo in difficoltà, adesso dobbiamo andare a Torino, la tavola. Questi qua, no, avevano smarrito 23 milioni di euro. Rutelli dice che non 23 milioni, non una roba nostra. Il PD ha due conti segreti all'estero, la Lega, Fini, tutti vivono in un sistema in cui il denaro pubblico, in cui i rapporti, gli appalti, il mantenimento solo di potere, non possiamo più sopportarlo, ma non solo perché costa la nostra economia, perché ci sottrae democrazia, ci sottrae sovranità e dobbiamo mettere al centro che cosa? La sovranità popolare. E facciamo finta di crederci alla Costituzione. Il popolo è sovrano, vogliamo essere sovrani. Come si fa? Ci fa piacere aver sentito gli interventi di stamattina. Si fa con gli esempi che ci sono sul territorio. Ci sono in Italia e ce ne sono anche in altre parti del mondo. Di cittadini che ritengono di non cedere ad altri la propria sovranità. E di intervenire sulle scelte che si compiono. Ma come è possibile farlo se tutto il sistema è costruito per avere questi partiti? Poi che in futuro ci possa essere diversi, magari, ma adesso noi abbiamo questi partiti. E io capisco anche gli slanci generosi del nostro amico Nino e di altri che dicono vediamo le componenti buone. Ti garantisco che dentro ci sono stato le componenti buone di occasioni per uscire ne ha già avuti migliaia. Se non l'hanno fatto è perché non sono componenti buone, è perché aspettano comunque di avere un premio per i loro silenzi, perché sono già compromessi e sperano che o un vento nuovo o una spinta diversa dagli Stati Uniti o il sistema bancario o l'imprenditore del loro paese li tenga in alto e quindi diventano personaggi di un certo peso. Quello che vogliono fare loro è la stessa cosa di quello che hanno fatto gli altri e mantengono in piedi lo stesso sistema di potere. E quindi noi dobbiamo liberarci di questo. L'invito che ci faceva il sindaco della vita delle liste civiche, noi ci abbiamo rinunciato perché a conti fatti, viste le ultime elezioni, il 90% delle liste civiche sono una truffa. Ora, la moneta gestita dalle banche è una truffa grande, ma non è una truffa piccola neanche quella delle liste civiche, perché ovunque presentano persone, fanno la loro lista, raccolgono 3-4 mila voti e però sono quelli che al ballottaggio faranno vincere il centrodestra o il centrosinistra. Non c'è un problema delle firme, perché in Italia, alla faccia della Costituzione che dice il voto è libero e segreto, tu per candidarti devi raccogliere le firme delle persone che dicono io voterò per te. Dopodiché il capo dell'ufficio elettorale nominato o dai comunisti o dagli ecologisti, insomma si è tagliato dai berlusconiani, lo va a trovare e dice ma tuo figlio non ha fatto domanda all'ospedale, ma tuo moglie non doveva andare alla COP, ma tu non dovevi avere quella autorizzazione, non avevi chiesto di mettere fuori le tavoline dal bar, non volevi avere la concessione di trasporto. Quindi il voto non è libero e non è segreto per chi deve firmare queste liste, ma se ti presenti come lista di disturbo civica a sinistra, la destra ti dà le firme, perché così rompi un po' le scatole e togli qualche voto al candidato della sinistra, e viceversa fanno gli altri, ma non sono liste civiche. Dicono, noi siamo più bravi, noi non
non siamo comunisti, non siamo berlusconiani, quindi potete votarci. Ma sono le stesse cose, non hanno un'analisi diversa e né propongono una democrazia che chiami in causa i cittadini. E noi allora abbiamo pensato che per fare in modo che l'economia e la finanza servano per il benessere delle persone, debbano venire in campo le persone, perché non possiamo fidarci dei grandi banchieri. Mi dispiace che il mico non ci sia, ma vedrà il filmato. E quando io leggo che nel gruppo dell'MMT c'è quello della Morgan Stanley, un attimo, e poi dopo c'è quell'altro dell'università dove gli Stati Uniti tirano fuori loro agenti segreti, porca miseria, anche questa. La Fondazione Levi di chi è, cosa fa? Quell'altro ha nel suo gruppo di lavoro l'ex presidente della banca privata di Israele. Cioè, c'è qualcosa che non mi convince. E quindi sono prevenuto. Però, siccome il bene comune è per il confronto, per il dialogo, per ascoltare le varie idee e cercare una soluzione, perché il bello del nostro movimento non è che quello che noi abbiamo scritto nel nostro documento economico per noi sono tavole della legge, qualcuno da Mosca o da Washington o da Parigi o da Berlino può dire non avete fatto il compito che avevamo dato, noi siamo liberi, mettiamo giù delle idee e chiunque ci dimostra che quelle idee migliorabili per noi va benissimo. Quindi oggi abbiamo fatto un confronto nel quale abbiamo chiamato anche i rappresentanti dell'MMT e mi fa un grande piacere che abbia detto che non si può mettere il bollino blu sull'MMT. Purtroppo Banda è quello che vuole farsi per lanciarsi come personaggio politico, raggruppare qualcosa di quei 2000 radunati a Rimini e dire faccio un mio movimento politico sull'MMT. E questa è una sciocchezza enorme, perché se è un elaborare, un lavorare su una teoria economica, tra l'altro il nostro amico ci ha correttamente detto che non può esserci appartenenza ad una teoria economica perché c'è confronto. Nino mi raccontava ieri sera a cena che ad un convegno per celebrare l'ideologia marxista fissero una serie di relazioni, di interventi, il marxismo è questo, il marxismo è quell'altro, e Marx alla fine disse in francese, io non lo so, comunque j'avais compris che je ne sais pas marxiste, che era Marx. Allora in nome dell'MMT ci vogliono spiegare che hanno risolto il problema dell'Argentina. Non è vero, c'è una cosa non vera. Quando Banda dice che l'MMT ha risolto il problema dell'Argentina, non è vero. Intanto perché non sono risolto il problema dell'Argentina, secondo perché in Argentina ciò che è stato vincente sono state le monete locali in tutte le province argentine. E l'altro, il dazio sulle esportazioni della soia e della carne. Queste sono le due armi che hanno consentito di sopravvivere all'Argentina, nonché la rinegoziazione del debito. Ma, ci dice il nostro amico, non pretendiamo che questa sia la soluzione dei problemi. E invece l'amico Banda insiste con questo si risolvono i problemi. Qui c'è una bella contraddizione. E quindi continueremo a lavorare e collaborare, perché per noi studiare le questioni finanziarie, studiare le questioni economiche, se sono proiettate a vantaggio del popolo, va benissimo. Abbiamo da distinguere questa cosa, di chi è proprietà la moneta, chi è che dà i soldi allo Stato. Se è lo Stato titolare della moneta e del suo conio, per noi va bene, cominciamo a discutere l'MMT. Se invece il ragionamento è sollecitato da due domande dove si è preparato il nostro amico e ci risponde che comunque bisogna che lo Stato abbia la moneta sovrana e il passaggio. E comunque il concetto era devono comunque, che sia pubblico o che siano banche private che hanno in mano la banca centrale, devono operare nell'interesse dei cittadini. Che vuol dire operare nell'interesse dei cittadini?
Anche Marchione dice che opera per i cittadini, anche Monti dice che sta operando per i cittadini. Non c'è, devo sapere di chi è, perché se è dei privati, comodo dire fiat money, ve ne do finché volete, cioè, più ne prendi e più ti debiti con loro. Dov'è il vantaggio pubblico? Il vantaggio del popolo per fare le cose che diceva Pallante è se la moneta è pubblica. Perché il ragionamento di Pallante io lo condivido fino in pieno, tutto. Anche io sul termine autarchia, che Monia stamattina ha chiamato una relazione sovranità, devo dire la stessa cosa. Vuol dire sovranità alimentare, sovranità energetica, sovranità economica, politica, che potrebbe essere la stessa cosa di autarchia. Per autarchia si porta dietro le questioni negative che diceva Nino, ma anche decrescita. Da sinistra dicono, ah, sono già tutti lì che vogliono farci decrescere, Monti e compagnia cantante, anche voi volete decrescere, più decrescere di così. Ma è decrescita rispetto al consumo del pianeta, rispetto al consumo della vita delle persone, ma è crescita se la comunità ha al suo centro l'obiettivo di avere delle condizioni di vita dignitose dei suoi cittadini, di sviluppare il sapere, la ricerca, ridurre gli sprechi, tutto quello che diceva Pallante. Quindi è l'unica crescita che abbiamo di fronte, e perché sia felice bisogna che la gestiscano i cittadini, il popolo, e non gli interessi finanziari che fino ad oggi hanno deciso la condizione attuale e la prospettiva ancora peggiore che abbiamo di fronte. Perché la Grecia siamo noi, la Grecia è più avanti di un anno da noi, ma è lì che andiamo a parare. Com'è possibile, poi Nino potrebbe su questo chiedere ancora di più, com'è possibile uscire una situazione, ammesso che ora sia reale, disastrosa dal punto di vista finanziario, non solo per agenzie di rete gestite sempre dagli stessi grandi poteri, ma se tu sei ora in questa situazione in cui il rapporto tra il tuo debito e il tuo PIL è troppo alto, e il tuo debito devi andare a chiedere in ginocchio che te lo rinnovino dal 3 al 6%, con il PIL che si riduce perché saltano le imprese, salta la produzione, tagli con le tasse, aumenterà questo, e il debito te lo ritrovi al 6 invece che al 3. Ma come ne veniamo fuori? Sulla base di che cosa? E i soldi che dovrà saltare fuori adesso con MES, se già oggi siamo impiccati, i nuovi fondi europei dove li andiamo a prendere? Verrebbe da dire, come dicevo una volta i nichilisti, lasciamo andare avanti i Monti, perché dimostrerà che questo sistema scoppia e non può reggere. Ma pagherebbe ancora di più il popolo italiano. Allora cosa possiamo fare? Come interveniamo? Se noi, pur apprezzando le iniziative degli imprenditori della valle, pur apprezzando tutti quelli che si fanno gli orti, che fanno i gruppi d'acquisto, che fanno il chilometro zero, tutte cose validissime e che noi siamo già impegnati a sostenere a livello nazionale, però è un cambiamento che è un po' lentino a realizzarsi. Come si può incentivarlo? Se lo Stato ha la sua moneta, se lo Stato ha la moneta pubblica, allora può sostenere tutte le attività funzionali ad avere una rapida svolta in una gestione diversa del territorio. Quanto lavoro c'è nella sola provincia di Napoli con 2000 discariche abusive? Quanto lavoro c'è se andiamo a Taranto, dove per 20 km attorno all'acciaieria non si può produrre nulla di agricolo né di allevamento zootecnico, e quelli che si mangiano le cozze alla Tarantina fanno un passo verso il cimitero, non so se cimitero si può dire dopo la storia della maglietta, e tuttavia noi siamo in una situazione in cui c'è bisogno di avere risorse per dare questa svolta. Ci interessa la microeconomia, ci interessano i sistemi di moneta locale, ci interessano le attività che non producono immediatamente merci ma che rappresentano la vita di una comunità. Ma è mai possibile che noi dopo millenni di civiltà, mentre nelle vecchie tribù c'era quello che danzava, quello che cantava, quello che aveva le poesie, che tramandava le cose orali, da noi non abbia diritto di vivere solamente se sta la catena di montaggio? Ma che senso ha?
la solidarietà. Nella tribù una persona che soffriva veniva assistita. Chi rimaneva bene, chi doveva sopravvivere. Qui puoi morire come un cane che nessuno dice niente. O l'articolo 18 sarà importante, ma hanno già chiuso migliaia di aziende. Ci sono più di 1000 imprenditori che si sono suicidati e nessuno ne parla. Antinazisti, antifascisti, ma quanti si sono suicidati di imprenditori con nazismo e col fascismo? Punto interrogativo. Cioè, ci rendiamo conto che viviamo quasi ipnotizzati. Le cose vere sono una società in cui c'è la disperazione. Per quello che un movimento nemmeno tanto organizzato come i Forcuri sembra scoppiare e prendere in mano il paese e non avevano nemmeno un progetto politico. Anzi, avevano un articolo nel loro regolamento regionale dove la Sicilia poteva dotarsi di una sua moneta e non l'hanno nemmeno messo come obiettivo di tutto il movimento. Quindi, nonostante questo, tanta gente dietro. Perché? Ma perché? Il giovane è precario, quando mai farà la pensione? L'imprenditore come mai farà a stare in piedi? Se cala la domanda, se lui deve pagare chi ha dato la merce ma non lo pagano. È una situazione difficilissima per la prospettiva, per il futuro della nostra patria. E questi qui sembra che non se ne accorgono, non hanno la dimensione che bisogna costruire un modo di stare insieme che garantisca, che dia solidarietà, che dia fiducia, serenità. Eravamo il settimo paese industriale, Bonino ci spiega che addirittura eravamo anche più sopra prima, ma tuttavia è possibile che in un paese a questo livello produttivo, quando qualche anno fa venivano dall'America a studiare il nostro sistema delle piccole imprese, adesso noi non riusciamo a stare in piedi? Non riusciamo a garantire una vita serena agli italiani? E voglio fare un altro passaggio rispetto alle parole. Noi non possiamo dire pazzere perché lo diceva la destra, non possiamo dire autarchie, e comunque c'è un'altra questione. Abbiamo incontrato degli amici dell'Africa, visto che un chienino ne parlava, poi anche a cena, un fratello missionario, quindi lo sa ancora bene. E che ci dicevano, voi ci state rovinando, perché i migliori congolesi, i migliori sudanesi, vengono da voi a lavare le reti, a fare delle altre robe, e sono medici, sono laureati in economia, sono persone che hanno studiato, e noi siamo oppressi da questi qui del grande sistema finanziario internazionale, e voi ci private di quelle persone che qui possono organizzare il popolo, che qui possono puntare al governo del nostro paese. E mi viene in mente questa vecchia idea della sinistra di cui io mi sono nutrito, poverini, poverini, che vengono a far che? Cioè, quando non venivano andava bene a dire poverini che vengono, ma adesso che vengono davvero, come lo risolviamo questo problema? Se noi abbiamo i giovani che il 30% sono disoccupati, possiamo continuare a dire poverini, poverini che vengono? No, è dei responsabili. Cominciamo a vedere come va gestita l'economia, cominciamo a vedere come possiamo sostenere i loro paesi, ma smettiamo di misurare come l'ideologia le questioni vere che abbiamo di fronte. Questo è lo sforzo che noi vogliamo fare come bene comune. Tenere al centro le questioni vere. Come possiamo fare, visto che siamo un piccolo movimento politico? Ci pare, dopo qualche anno in cui abbiamo tentato di girare, di correre di qua di là, rimanendo anche senza soldi e sopravvivendo con l'SOS per riuscire a pagare qualche debitura, eccetera, la strada non può essere quella che diceva sia quello dell'MMT, ma anche Nino, e cioè di questo sbrandellamento di gruppi, gruppetti, saranno 300-400 in Italia, chi da destra, chi da sinistra, chi dal centro, chi sull'ambiente, chi sulla sanità, chi sulle scie chimiche, chi sulle gruppi, tutti hanno un punto di riferimento, i singoli leader vedono minacciato il loro prestigio personale se cominciano a mettersi insieme ad altri, ed è una fatica enorme, ma non c'è nemmeno la volontà di comprendere che va fatto un'analisi e definire alcune cose che insieme si vogliono, ma se non sei d'accordo su dove va messa la virgola, quella parolina, siccome non sono corrotti come nei partiti o non dipende da quella loro vita, quando gli togli la virgola o la parolina ti salutano e se ne vanno e il gruppetto si scioglie, si riduce, passano a un altro gruppo, ne formano uno nuovo. Come se ne viene fuori? Ci sono le energie in Italia per un'alternativa sempre ai partiti? Sì. La TAV ce lo dimostra, ma potrebbe sembrare
sbagliato fare i complimenti a chi ci ospita, ma in tante parti d'Italia ci sono persone che hanno saperi, esperienze, competenze, che conoscono i problemi, sicuramente conoscono quei problemi, ma insieme agli altri della loro città, della loro provincia, della loro regione, tu metti insieme un gruppo di persone che ha la soluzione dei problemi di quella regione, che conosce il territorio, che sa le strade che si possono percorrere per affrontare i problemi. Perché non riusciamo a mettere insieme ora la massoneria, i partiti lavorano perché questo non accada e fanno di tutto per tenere divise queste energie e anche le incanalano verso esperienze che saranno sconfitte, perché l'obiettivo è che la gente deve arrivare lì e dire: sono troppo potenti, non c'è niente da fare, io vado a pesce, vado a giocare a carte, vado a spasso, penso alla mia salute. Qual è il mondo? E ci pare di averlo individuato. Noi diciamo, come movimento politico, facciamo un passo indietro. Non vogliamo candidarci, non voglio fare il parlamentare, non voglio fare il sindaco, non voglio fare... Voglio mettere al servizio delle comunità un progetto. E il progetto è che tutti i cittadini che concordano su tre questioni: moneta pubblica, non delle banche prestate al pubblico, moneta pubblica, sovranità nazionale, il che vuol dire che sopra l'Italia non c'è niente e che si fanno accordi con gli altri paesi, perché noi in questa Europa non ci crediamo e vogliamo costruire un'Europa dei popoli, non delle banche, dei popoli. Ma per costruire l'Europa dei popoli vogliamo costruire un'Europa fatta di stati sovrani. Qualcuno di sinistra ci dice: io sono internazionalista di pace, non me ne interessa della mia nazione, non mi interessa perché io sono cittadino del mondo, sono internazionalista. Allora, vabbè, sbaglieremo sulla parola pace, sulla parola decrescita, sulla parola austerità o cos'altro, ma internazionalista vuol dire una nazione, una nazione, una nazione, una nazione, e insieme sono internazionali. Questo si vede che non l'hanno colto bene, bene, bene. E noi vogliamo che la nostra nazione lavori per questo popolo e sia diretto da questo popolo. E voglio vederle continuare ad andare in piazza per la patria cubana, la patria venezuelana, la patria quell'altro, e non per la patria italiana, perché? Quindi le patrie, la nostra Italia, la Germania, la Francia, e abbiamo contatti, ora addirittura so l'ex presidente del Portogallo, chi l'ha sentito nella trasmissione di Iacona, ha fatto l'intervento, e lui appartiene al mondo socialista, che dentro a questo tipo di sistema non è che si è molto ribellato, però rispetto all'esperienza che il Portogallo sta vivendo, ha detto: non è questa Europa. Sudditanza euro, questa Europa, noi siamo schiavi, noi dobbiamo liberare il nostro popolo. E allora adesso svilupperemo contatti anche con questa componente portoghese, ma già in Grecia, Islanda, Germania abbiamo dei contatti. E noi vogliamo che nasca questa Europa dei popoli. Perché non possiamo fidarci delle banche e né di questo euro gestito dalla BCE. Quando i popoli saranno proprietari delle loro monete e insieme vorranno fare una banca europea dei popoli europei, questo è un altro discorso che a noi interessa molto. Una federazione di paesi sovrani europei a noi interessa molto. Ma non ci vengono a raccontare che l'Europa è stata fatta per evitare, dopo la carneficina della seconda guerra mondiale, per voler la pace. Non c'è una guerra che ci sia scappata con questa storia della pace. E spendiamo più di armamenti che di scuola, di che cosa stiamo parlando? Quindi non è la nostra Europa. Vogliamo costruire l'Europa dei popoli. Come possiamo farlo? Chi è d'accordo allora con la sovranità nazionale? Chi è d'accordo con la moneta pubblica e chi è d'accordo con la democrazia diretta?
Chi non la conosce, io non ho il tempo per spiegarlo, abbiamo pubblicato i nostri documenti. C'è chi si oppone dicendo che la prima volta che ci fu democrazia diretta la gente votò Barabba e non votò Gesù, e però è un'argomentazione deboluce perché non sappiamo com'era composta quell'assemblea, di quanti tirapiedi dei romani c'erano, e quindi bisognerebbe valutare. Ma se noi facciamo le assemblee fatte dai cittadini che tengono questi obiettivi, io dico che costruiamo quello che Pallante diceva, un ritorno in monastero, che è un'immagine allegorica, sono sicuro che non voleva dire quello, perché sennò vuol dire mettere insieme le persone che hanno il sapere, lo tramandano, lo estendono sul territorio, lo sviluppano. E la sede è questa, le assemblee sovrane della comunità, a cui partecipano questi cittadini. Figurate degli amministratori che se la fanno addosso quando ci vanno quelli di Grillo a fare le riprese, se sul loro territorio nasce un organismo dove ci sono 50, 100 cittadini che si riuniscono e che dicono il loro parere sul piano regolatore. Voglio vedere come possono continuare a farlo in accordo con i grossi costruttori della loro città, che dicono il loro parere su quell'opera pubblica, su quell'appalto, su quel concorso che è stato fatto, sulle scelte sanitarie da fare, sul rapporto con una medicina non gestita solo dalle case farmaceutiche, cioè i saperi che si trovano e si incontrano. Uno ci mette le sue conoscenze su un problema, quello su quell'altro, e il meglio viene avanti e insieme ci si caratterizza e si acquisisce la consapevolezza di non avere bisogno delle strutture mafio-clientelari del partito, e che le persone possono autogestirsi affidandosi a chi ha il sapere e a chi ha l'esperienza. E quindi realizzate queste esperienze, non potrà succedere come oggi, quando dice vado a votare chi vuol più. Sono tutti là, tutti uguali, però il meno peggio, quello là c'ha tre figli, quello lì forse qui, mi hanno detto che quello è bravo, ho letto che una volta ha curato un gattino con la zampa rotta, va a votare, non sa neanche cosa va a votare, il 40% non va a votare, poi dentro c'è chi vota Di Pietro o vota Fini o vota Rutelli convinto di votare contro il sistema, che voto è? Cominciamo a fargli vedere che esistono dei soggetti, dei cittadini. E non ci deve interessare se a Milano parteciperanno solo 150 o 200 persone, magari 200 persone che si mettono lì, che affrontano il problema, cominciano a produrre documenti, risoluzioni, analisi dei problemi e che vanno verso una direzione, un progetto. È una rivoluzione. Ma la crisi di questo sistema, che è diventato sistema del potere finanziario, moneta, 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 dove non c'è più merce, dove non c'è più rispetto per le persone, dove si fanno le scelte a danno della vita delle persone, è necessario cambiare. Continuare così, sappiamo già dove si va a finire. Bisogna fermarsi rispetto a questo e costruire un'alternativa. Come la si costruisce? Utilizzando i saperi. Per quello che noi abbiamo cercato in questo convegno di prendere i saperi migliori che ci sono su questi problemi, per fare in modo che anche per quanto riguarda l'analisi dell'economia e della finanza ci sia un concorso di idee validissime che ci aiutino a capire le proposte da fare al Paese. Faremo un grosso convegno anche sui temi dell'agricoltura, che è importantissimo per le cose che non vedete anche stamattina, ma vogliamo proprio produrre questo. Ci doteremo di un gruppo scientifico che possa assistere le comunità, e noi non chiediamo di metterci sul cappello, non diamo bollini a nessuno, vogliamo solamente promuovere questa partecipazione dal basso, raccogliere tutti i saperi, le esperienze, le energie migliori, metterli insieme libere su un obiettivo che sia una vita serena e felice per il nostro popolo. Sappiamo che non c'è solo la finanza e l'economia, ma visto che quello è all'ordine del giorno e che rischiamo che gli italiani restino qui preda del fatto che siccome c'è Monti, che l'uomo delle banche ci penserà lui, dobbiamo far capire che invece se lasciamo gestire alla trilaterale, a Monti, alle banche, non ne veniamo fuori, o veniamo fuori con le ossa rotte come la Grecia. Tra l'altro Monti ha anche detto che è un capolavoro fatto dall'euro proprio la Grecia, quindi abbiamo già capito il programma che ha in testa. Allora, l'altro ragionamento è: non conta solo la finanza e l'economia, però oggi questo
questi sono temi al centro, ma sapremo anche mettere al centro le questioni che riguardano la vita e la speranza di vita delle persone. Questo è il compito che ci siamo assegnati e io credo che oggi in clausura noi ci sia fatto un passo avanti. Vorrei ringraziare tutti voi che siete rimasti più presenti, insomma, fino a quest'ora, che abbiamo tirato un po' per le lunghe. Abbiamo però cercato di dare il nostro contributo con il metodo che ci è consueto, cercando di affrontare gli argomenti, prendendo persone non perché abbiamo sposato idee o progetti, ma perché ci vogliamo confrontare e crescere rispetto a determinate opinioni, determinate prospettive, e perché vogliamo cercare di arrivare a proporre e a costruire dei percorsi che siano realizzabili, che possano essere più efficaci e migliori per i cittadini. Chiudo dicendovi una cosa: noi, probabilmente molti di voi non ci conoscono, in fondo ci sono dei materiali che parlano di noi. Abbiamo un sito internet che è www.perilbenecomune.net. Noi non percepiamo un solo centesimo di finanziamento pubblico, non abbiamo prebende, e anche per questo siamo liberi di poter dire, di poter fare quello che vogliamo, non dipendiamo da nessuno. Siamo cittadini che abbiamo messo al centro l'interesse per il bene comune, per le nostre comunità, per il nostro paese, per la nostra patria, e in questo senso vogliamo continuare a lavorare. Per questo vi chiediamo se questa iniziativa vi è piaciuta, se ci volete aiutare a fare nuove iniziative, uscendo, se potete darci un piccolo contributo, anche semplicemente un euro, per noi significa davvero molto, perché ci mettete nella condizione di poter continuare a progettare e programmare iniziative sempre più grosse, sempre più partecipate e sempre più importanti. Grazie di cuore per essere rimasti qui e spero, insomma, per chi si è perso qualche tipo di intervento, che ci possa essere l'occasione di recuperarlo. Noi riverseremo tutti gli interventi fatti in questa giornata in rete e sono liberamente fruibili da chiunque. Grazie ancora e buonasera.